Добрый вечер, товарищи. Internet in Italia è arrivato dal cielo. Il primo segnale che ci ha collegato a quella che sarebbe diventata la grande rete del mondo è partito da un bosco della Pennsylvania. Dalla stazione satellitare di Roaring Creek è salito fino ad un satellite geostazionario che stava sopra l'Oceano Atlantico ed è sceso in picchiata fino alle antenne del Fucino in Abruzzo. E in un istante è arrivato fino a Pisa in via Santa Maria 36, al centro di calcolo elettronico, il CNUCE, che allora era la mia casa scientifica. Era il 30 aprile del 1986. Sono Luciano Lenzini, da giovane il mio sogno era quello di fare il clarinettista in un'orchestra. All'età di 4-5 anni, quando mio nonno seppe che avevo questa passione, mi comperò questo clarinetto, anche se poi mio nonno diceva sempre che io dovevo fare lo scienziato. All'età di 18-19 anni, quando mi iscrissi all'università e precisamente a scienze, a fisica, smisi di suonare il clarinetto. Dopo 5 anni mi laureai, sono stato per un anno a fisica e poi dopo sono stato assunto dal CNUCE. Devo aver preso il treno per Pisa anche la mattina del 30 aprile 1986. Il giorno in cui l'Italia scoprì internet, come diciamo adesso, che sono passati 30 anni. Ma allora, chi poteva dirlo? Chi poteva immaginare come sarebbe andata a finire? Nessuno, neppure io, che per arrivare fino a quel punto mi ero impegnato più di tutti. La verità è che il 30 aprile 1986 per me è incominciato molti anni prima. La rete ARPANET, progenitrice della rete Internet, doveva mettere in comunicazione tra di loro, favorendo la cooperazione tra i ricercatori delle università americane e dei centri di ricerca degli Stati Uniti. Il 29 di ottobre del 1969, due programmatori riuscirono a scambiarsi il primo messaggio. Charlie Klein
collegato al suo calcolatore batte il messaggio di login diretto all'altro programmatore Bill Duval che si trovava qua allo Stanford Research Institute. Qualcosa effettivamente andò storto perché dell'intera parola login solo le prime due lettere arrivarono a destinazione. Le altre tre lettere, G, I, N, si incagliarono all'interno della rete. L'esperimento fu ripetuto circa un'ora dopo e tutto andò dritto. Possiamo considerare la data del 29 ottobre del 1969 come la data effettiva in cui ARPANET nasce. CNR decise di inviarmi al centro scientifico IBM di Cambridge per affinare le mie conoscenze sulle architetture di rete. Nel 1973, quando atterrai a Boston, la rete ARPANET funzionava da poco più di 3 anni. In parallelo a questo processo di crescita dell'ARPANET, si sviluppano altre reti. Ciascuna di queste reti fu progettata da gruppi distinti, per cui ognuno di questi gruppi seguì delle specifiche di progetto completamente diverse da quelle di altri gruppi, con il risultato che queste reti non erano in grado di parlarsi tra di loro. Sorse quindi il problema di superare ovviamente questo ostacolo. In quel periodo furono formulate tantissime proposte, ma su tutte vinse la proposta di Bob Kahn e Vint Cerf, proposta che attualmente è noto sotto il termine TCP/IP. Internet è una rete di reti che consente a reti eterogenee, quindi ARPANET, ALOANET, SATNET e così via, di poter dialogare tra di loro. Il TCP/IP serve appunto per poter fare le traduzioni necessarie atte a consentire questo scambio di informazioni. Quando atterrai all'aeroporto Logan di Boston, vidi un mondo completamente diverso rispetto a quello dell'Università di Pisa e così via, insomma, no? Quello che vedevamo qua in Italia. Era effettivamente un ambiente, quello lì di Cambridge e così via, rivisto poi a posteriori, eccezionale. Mi ricordo i giovani che lavoravano appunto al centro scientifico IBM, che per buona parte della loro giornata stavano con la radio accesa per sentire le ultime notizie che venivano appunto dal Vietnam. E mi ricordo che da Harvard Square, in un locale di cui però non ricordo il nome, potevamo ascoltare questi giganti appunto della musica del periodo. John Baez, Barbara Streisand, eccetera. Ho una pila di dischi in vinile che ho comperato durante quel periodo in cui era forte l'esigenza di comunicare, di partecipare, di abbattere certe gerarchie e così via, erano punti fondamentali. Una rete, per definizione, mette in condivisione le risorse, no? Consente, diciamo, a ciascuno di poter comunicare agevolmente con l'altro. E Internet, poi, alla fine,
ha implementato questi principi, su questo diciamo non c'è dubbio, no? Alla fine degli anni 70 stavo lavorando con il professor Peter Kirstein della University College of London. Vado a trovarlo nel 1979, mi mostra appunto l'impianto internet della University College of London e mi fa una domanda molto semplice. Luciano, perché non vi collegate anche voi altri ad internet e così possiamo collaborare in modo più proficuo? Quindi tornato in Italia ne parlo con il professor Capriz, che allora era direttore dell'istituto CNUSCE, in un secondo tempo con il professor Biorci, che era quello che gestiva diciamo il budget. Entrambi mi dettero il loro assenso e contestualmente scrivo una lettera a Bob Kahn per chiedergli che noi vorremmo partecipare a questa sperimentazione. Lui mi rispose immediatamente: sì, siamo d'accordo, ci piacerebbe che il CNUSCE partecipasse a questo esperimento. Questa è la lettera che io invio al dottor Kahn il 12 febbraio del 1980. Perché il dottor Kahn? Perché il dottor Kahn in quel periodo lì era la persona dentro ad ARPA che gestiva la sperimentazione dell'internet in Europa. Bob Kahn è nato a New York 6 anni prima del sottoscritto. Ha preso il PhD al Massachusetts Institute of Technology e subito dopo in Ball, Baranek e Newman per guidare il progetto ARPANET. Nel 1972 o giù di lì, insomma, incomincia a lavorare insieme a Windsurf al protocollo TCP/IP. Bob Kahn lo incontrai per la prima volta nel 1980. Lui venne a Pisa. Insieme stabilimmo la configurazione del nodo italiano, ovvero dell'hardware che naturalmente avremmo dovuto installare sia al CNUSCE di Pisa sia naturalmente al Fucino, no? Questo è il disegno che tirammo giù io e Bob Kahn quando venne appunto a Pisa per la prima volta. Bob Kahn fu invitato, su indicazione mia, dalla Commissione Generale per l'Informatica a Roma ed infatti lui venne, li affrontò molto tranquillamente diciamo la discussione e alla fine rimasero tutti piacevolmente colpiti insomma dalla cultura appunto informatica e di networking del personaggio. Siamo nel 1985 e dopo tanti sforzi, dopo aver speso tantissime energie, finalmente tutte le caselline erano nella posizione giusta. A un certo punto arriva un messaggio dal Dipartimento della Difesa che più o meno recita in questo modo: i gateway delle installazioni europee di SatNet debbono essere sostituite con apparecchiature di nuova generazione, il mitico Butterfly Gateway della Ball, Baranek e Newman, un computer costituito credo da 256 processori collegati a farfalla, da cui il nome Butterfly. A questo punto vengo colto dallo sgomento più profondo, insomma.
nel senso che vidi come se tutto il mondo mi crollasse intorno. Avevo lavorato per 5-6 anni e dovevo ripartire da zero fondamentalmente. Presi l'aereo, andai a Washington DC e quando fu il mio turno spiegai la situazione ai vari partner e dissi: mi dispiace anche a nome del mio paese, ma effettivamente io mi ritiro dalla iniziativa, e spiegai appunto le motivazioni. A quel punto accadde qualcosa di miracoloso. Bob Kahn prese la parola e disse: Luciano, noi vogliamo che il CNUCE, che tu partecipi alla sperimentazione di internet in Italia, per cui il Dipartimento della Difesa vi finanzia il Butterfly Gateway. Ovviamente io fui colto da una grossissima emozione. Dovete rendervi conto che fu per il fatto che io andai a Washington DC e esposi il problema italiano che il 30 aprile del 1986 fu possibile collegare l'Italia ad internet. Spesso le cose che hanno una ricaduta vera nella storia del mondo sono le cose in cui all'inizio non crede nessuno, e così è stato all'epoca. Noi abbiamo remato contro tutto il resto. La vera impresa è stata culturale, non tecnologica. L'idea di far parte di una rete globale è stata la vera rivoluzione. Quello che c'era nel primo pacchetto di dati che da Pisa attraversò l'oceano non mi interessava. Noi volevamo che l'Italia facesse parte di internet. Questo contava veramente. E ce l'abbiamo fatta. Congratulations, and I ask you to receive your Nobel Prize in Physiology or Medicine from the hands of His Majesty the King. Dr. Stanley Cohen and Dr. Rita Levi-Montalcini.